Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.
Slow Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Infordata, your technology partner. Svegliati Avvocatura. Svegliati Avvocatura, buongiorno a tutti quanti. È giovedì 3 novembre 2016. Siamo in diretta tramite i server di Rovereto. Chi vi parla è Andrea Pontecorvo dalla sede romana della radio. Buongiorno a tutti quanti, collegati con Pino Gallo in Lecce. Buongiorno Pino, buon giovedì. Eccoci qua Andrea, buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici in ascolto. Mi pare di vedere sulla porta d'ingresso della sede di News di Uslow Web Radio un fiocco azzurro. Eh già, ora spieghiamo bene come si conviene. E invece da Vicenza abbiamo il nostro Angelo Marzo. Buongiorno Angelo. Buongiorno a te, buongiorno a Pino e a tutti gli ascoltatori. Non sapevo di parti. No. No, guarda, Amazon ha consegnato, questo lo diciamo, due splendidi nuovi mixer, anzi mini mixer, che ci consentono davvero una trasmissione ancora più fluida e ancora più semplice, soprattutto quando ci troviamo in remoto. Ma di questo parleremo e soprattutto ascolteremo. Andrea, carino, quindi possiamo subito organizzare un mega festone con tutti gli avvocati. Esattamente, ci mettiamo lì la sera e pompiamo la musica a palla, come si dice. No, carissimo Pino, invece dobbiamo iniziare questo giovedì che è iniziato sotto, perlomeno qui a Roma, un nubifragio clamoroso, quindi attenzione, mi raccomando, ai colleghi che si muovono, numerosi soprattutto qui nella capitale, con il motorino, perché ci sono veramente delle piscine da dover superare. Il pensiero ovviamente va a tutte le popolazioni colpite dal recente sisma, ovviamente con loro anche ai nostri colleghi. Purtroppo bisogna affrontare anche questi problemi. Pino, allora a te le indicazioni, a te ad Angelo, per capire che cosa ci attende in questa mattinata. Giusto Andrea, speriamo, come dire, che un soffio di coraggio venga anche da questa nostra piccola trasmissione per i nostri amici coinvolti in quelle zone. E allora, per quanto riguarda la programmazione odierna, senz'altro inizieremo con le news di Simone Santucci, per passare poi immediatamente dopo alla pagina dell'approfondimento. In questo caso andremo a sentire l'avvocato Roberto Di Napoli del Foro di Roma in tema di usura, anatocismo e dei pregiudizi conseguenti e di cui vengono colpite le persone che si trovano poi in queste situazioni. Infine avremo una sorpresa, perché poi ve lo diremo nel corso della puntata. Comunque andremo a sentire l'avvocato Davide Calabrò del Foro di Frosinone, che è consigliere del CNF in tema appunto di consigli giudiziari. Per il resto delle pillole, la parola ad Angelo. Sì, ascolteremo Manuela Leuzzi con la sua pillola Avvocati e Diritto, Giovan Battista Palumbo in Tax e Riforme Tributarie e la collega Maria Cristina Fabretti sul pubblico impiego e sui furbetti del cartellino. A te Andrea. Quindi anche oggi una puntata assolutamente densa di news, commenti e approfondimenti. Direi che è veramente arrivato il tempo di iniziare Svegliati Avvocatura. Uslow Web Radio 331-3097-852, www.webradiouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Tutti i giorni in diretta con le news professionali e quest'oggi da Roma, collegato telefonicamente, Simone Santucci. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti. Ma sei già in giro? Anche te ti sei preso la doccia che mi sono preso io questa mattina in motorino? E sono in giro da un po', per questioni per il cane dal veterinario. Ha fatto un po' così. Mannaggia. Oh, ricordati che se vuoi sentire delle pillole di diritto in materia, il venerdì con Giorgia Scigalla ci occupiamo proprio degli animali, dei nostri cari animali. Quindi anche
anche questo è Uslow Web Radio. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché oggi abbiamo varie notizie di cui ci porterai indicazioni. Sì, diciamo oggi c'è una rassegna abbastanza ampia, abbastanza corposa, su parecchi fronti. Inizierei da un'ultima ora, ma è la notizia con cui aprono tutti i giornali online, è una nuova scossa di 4.8 nella provincia di Macerata, avvertita all'1.35 di questa notte. E valle a chiamare scosse d'assestamento queste? Questa è una scossa abbastanza forte per essere, diciamo, catalogata come scossa di assestamento. È una scossa che si è avvertita anche a Roma, e ovviamente ha colpito tutto il centro Italia. Ce n'è stata una minore in provincia di Firenze. Anche questa notte, purtroppo, il bollettino, per fortuna, insomma, non ci sono vittime come nel terremoto precedente, però insomma va segnalata, perché è la notizia di apertura di praticamente tutti i giornali online. Stiamo attivando una rete anche a seguito degli incontri in sede di assemblea UNCC a Firenze con le varie camere civili territoriali. In particolar modo siamo collegati con quella di Macerata e stiamo attendendo che il presidente e il segretario ci diano delle informazioni da ovviamente veicolare anche tramite la radio. Scusa l'interruzione, Simo. No, è giusto ricordare queste cose, insomma, anche è giusto così. Okay. Perché poi stiamo dando un grande esempio da professioni ai semplici cittadini, insomma, per quanto riguarda questo. Poi ovviamente, andando su notizie generaliste, non si può non menzionare quello che sta accadendo negli Stati Uniti a pochissimi giorni, a 6 giorni dal voto elettorale, che sancirà finalmente, direi, anche perché è una campagna elettorale lunghissima, il nuovo presidente degli Stati Uniti, che a gennaio quindi si insedierà. C'è una rimonta abbastanza clamorosa di Donald Trump su parecchi stati in bilico, una rimonta che in realtà era già cominciata ben prima della riapertura da parte dell'FBI di quel fascicolo famoso sulle email sospette di Hillary Clinton. Ieri il presidente Obama ha anche criticato il direttore dell'FBI perché molti giornali, soprattutto ovviamente statunitensi, lo stanno criticando perché si vede in questa riapertura una incursione di un simpatizzante, quale il direttore dell'FBI repubblicano, appunto per il GOP, lo stesso partito repubblicano. Vedremo come andrà avanti. La rimonta è abbastanza clamorosa, perché poi bisogna dire che i sondaggi in realtà valgono abbastanza poco se noi prendiamo i numeri. Tu ricorderai, nel 2000 Al Gore prese più voti di George Bush, ma Bush vinse perché non è un sistema, insomma, come il nostro, dove chi prende più voti vince. Certo, in realtà, non è semplicemente aritmetico. Esatto. C'è questo stato che nuovamente, proprio come in quella campagna elettorale del 2000, la Florida sarà determinante in questa battaglia elettorale. Vediamo, c'è solo una quindicina di delegati diciamo in ballo tra Trump e Clinton. Ricordiamo che il quorum è 270 per 271 per diventare presidente. Per ora, stando l'ultimo sondaggio del Los Angeles Times, che è quello più autorevole perché tiene in considerazione proprio il numero dei grandi elettori, nessuno dei due per ora arriva al quorum, quindi decisivi più che mai saranno gli incerti. E negli Stati Uniti, insomma, mai come stavolta il numero di incerti è così elevato. Questo è un tema sempre interessante, cercare di entrare nei meccanismi americani di queste elezioni, che, come hai detto te all'inizio, sono terribilmente lunghe. Qui si arriva proprio a sfinimento. Un anno e più di primarie, un altro anno di campagna elettorale. Questo accade soprattutto poi alla fine del mandato, del doppio mandato, che è quasi la regola negli Stati Uniti per un presidente, insomma, dai tempi di George Bush padre, che non
che non si rinnova un mandato al presidente, insomma, Libitz e Clinton contro Bush padre, e stavolta ovviamente la presidenza di Obama va ovviamente ormai alle cronache della storia, vedremo insomma quale sarà il giudizio. Qui proveremo a fare una mozione, gli porteremo il nostro regolamento OCF, quindi le candidature si possono presentare fino alle ultime 24 ore, così chiudiamo questa storia, ci troviamo subito il nuovo presidente degli Stati Uniti e possiamo proseguire con le altre notizie. Vai, Simo. Sì, proseguiamo con le altre notizie, tra l'altro come ti dicevo la segna stampa è abbastanza corposa, anche perché molte notizie ci sono sul fronte della giustizia. Io segnalerei insomma quanto al di là del mio ruolo nell'Unione delle Camere Penali, questo riguarda un po' tutti gli avvocati, le dichiarazioni, nuove dichiarazioni, così un po' tutte sui generis del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Camillo Davigo, che due giorni fa commentava a Bologna presentando un libro scritto insomma a quattro mani con Gerardo Colombo, serve un numero chiuso a giurisprudenza. E diciamo, detta così, potremmo anche essere d'accordo. Io come te, come la maggioranza assoluta di chi ci ascolta, ha fatto giurisprudenza. E potremmo essere d'accordo. Però ovviamente Davigo non si ferma qua, perché non è che si interessa del mondo accademico così a caso. Davigo dice che per far funzionare al meglio la giustizia bisogna disincentivare chi fa girare a vuoto la macchina della giustizia. E quindi, secondo Davigo, è riferimento, secondo il primo teorema di Davigo, se si dimezzasse il numero dei processi, si dimezzerebbe anche l'onorario degli avvocati. Perché? Perché lui sostiene che, essendo giurisprudenza numero aperto, un gran numero di persone sceglie giurisprudenza, ma il 92% dei laureati in giurisprudenza vanno a finire gli avvocati italiani, diceva Davigo, sono un terzo degli avvocati europei, sono costretti a fare gli avvocati perché le pubbliche amministrazioni sono ferme dal punto di vista di bandi e concorsi, e quindi chi fa giurisprudenza ormai a livello naturale va a fare l'avvocato. Riducendo il numero di accesso alla facoltà di giurisprudenza si abbasserebbe il numero degli avvocati e quindi, sostiene Davigo, anche l'onorario degli avvocati, che rappresentano una lobby, secondo Davigo, fortissima in questo paese. Come l'hai definito il primo teorema? Aspettando il secondo. Arrivano. Un corollario, diciamo, ma io direi anche un teorema. Senti, e a questo come risponde il mondo della avvocatura? C'è stata una risposta molto molto dura da parte dell'Unione delle Camere Penali. Ieri abbiamo diffuso un comunicato stampa parlando delle sberle di Davigo, perché ovviamente insomma non è nuovo a uscite di questo genere, abbastanza così nella mischia, in un modo non pesante, diciamo, ecco, molto forte. Il comunicato dell'Unione, oggi pubblicato poi anche dal Dubbio, ovviamente è molto critico, perché insomma pare che il problema del ritardo del processo sia, secondo Davigo, il numero degli avvocati, quando poi fa notare l'Unione insomma il problema è altrove, perché il problema non appare solo quello di dimezzare gli onorari degli avvocati o magari ridurli alla fame, no? Per estirpare, come dice il comunicato della Giunta, dal processo questo male che lo attanaglia, però bisogna soprattutto ridurre gli spazi dell'arbitrio. E poi ecco, è una nuova sberla. Io vi invito a leggerlo questo comunicato, perché riassumerlo è... Dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Lo troviamo sul sito delle Camere Penali. Perfetto. Ovviamente lo trovate sul Dubbio. È francamente una posizione abbastanza forte, che nuovamente va contro gli avvocati, come se gli avvocati rappresentassero, diciamo, il problema del processo, dei ritardi del processo, quando poi invece, e questo lo sostenevamo in un altro comunicato di ieri, e qua ci agganciamo alla notizia di oggi della conferenza stampa, ne parleremo, che c'è un'amnistia di fatto
ecco, in Italia, come diceva il nostro osservatorio sulle carceri, coordinato dall'avvocato Polidoro, perché poi ci sono dei ritardi clamorosi che l'Unione delle Camere Penali lo fa sempre presente, non sono addebitabili all'attività dell'avvocato, ad una tecnica forense, ma semplicemente perché il personale è poco, i fuori ruolo sono abnorme, e poi diciamolo tutti. Anche insomma, quando si decide una cosa ma un anno dopo si presenta la motivazione della sentenza, il problema sta altrove. È evidente, sono tutte le situazioni che conosciamo, però so che oggi tra l'altro c'è proprio questa conferenza stampa a cui hai fatto adesso cenno. Sì, esatto. Sta a mezzogiorno presso la sede nazionale dell'Unione delle Camere Penali. Sì. Ci sarà una conferenza stampa congiunta UCP Partito Radicale Transnazionale con il presidente Migliucci, il segretario di Radicali Italiani e componente della presidenza del Partito Radicale Transnazionale Rita Bernardini, il segretario Petrelli e Maurizio Turco. Tu ovviamente ci sarai, Simo? Io ci sarò. Perfetto. Possiamo contare su qualche materiale anche audio di questa? Purtroppo è in orario di udienza e quindi nessuno di noi può spostarsi, però sarebbe stato veramente interessante seguirla anche in diretta. Io sarò là e non c'è alcun problema, insomma. Per Radio Uslo presenteremo questa marcia per l'amnistia intitolata a Marco Pannella e a Papa Francesco. L'Unione delle Camere Penali aderisce a questa marcia, come poi avevano fatto in precedenza numerose camere penali locali, perché è una battaglia di civiltà, perché come dicevamo nel comunicato stampa due giorni fa c'è in realtà un'amnistia di fatto, bisogna prenderne atto. Perfetto, allora di questo e molto altro quindi parleremo nelle prossime edizioni con Simone. Ovviamente scusami, Simone, prego. Agli ascoltatori, chiunque vorrà venire a assistere alla conferenza stampa, bravo, è il benvenuto, quindi dove? La sede nazionale? Sede nazionale in via del Banco di Santo Spirito 42, Corso Vittorio, Largo Tassoni. Perfetto. Proprio a due passi da Castel Sant'Angelo o da Via Paola, insomma, per chi viene da Lungotevere. In pieno centro. E riconosceremo anche dal vivo Simone Santucci, oltre a tutto il molto resto, ovviamente, ma insomma già questo è un buon motivo per essere presenti. Ti ringrazio. Simo, noi ringraziamo te e ovviamente torneremo anche con i contributi eventualmente audio che riuscirai a recuperare a commento e a margine di questa splendida iniziativa che comunque continueremo a seguire anche nei prossimi giorni. Simo, buon giovedì a te, mi raccomando, attenzione. Grazie. Alle pozze d'acqua se ti muovi con il motorino, ok? Vedo che la situazione, ma l'ho visto alle 3 di mattina, 3:30 di mattina, ma infatti sentivo una voce bella squillante, sveglia, già da qualche ora. Di solito non è così. Un abbraccio Simo, buona giornata. Grazie. Ciao. E noi possiamo quindi proseguire, giusto il tempo di un brevissimo jingle e siamo nuovamente in diretta. Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Le 7:33 in questo preciso istante e apriamo la pagina relativa all'approfondimento. Lo facciamo con un tema molto importante, usura, anatocismo e il conseguente danno di carattere non patrimoniale, parlandone con l'avvocato Roberto Di Napoli del Foro di Roma. È un'intervista che è stata condotta da Angelo Marzo su un tema davvero importante, dicevo prima, un fenomeno, quello dell'usura e dell'estorsione bancaria, che è un fenomeno che dissangua imprenditori e cittadini. Affronteremo il tema del danno da responsabilità degli istituti bancari, della prova e della sua costruzione. E di tanto altro, è un'intervista da seguire con particolare attenzione e adesso la mandiamo in onda. Che davvero è abbastanza singolare. In che misura, se è possibile, si può
correlare l'usura col danno biologico? Ma a mio avviso ci possono essere casi in cui è rilevabile. In particolare io, Angelo, credo comunque che ci sia un problema più vasto, non solo con l'usura ma diciamo con gli abusi bancari, per essere più precisi, perché ci possono essere casi in cui ci sono degli abusi che non costituiscono usura ma sempre tali restano. Penso semplicemente all'anatocismo, ai musei massimo scoperto, a tutte quelle voci di costo che hanno concorso nel corso del rapporto a determinare un saldo che poi all'esito dei giudizi si verifica, si conferma come non veritiero. Ma credo che ci sia un nesso, è ovvio, non ogni caso di abusi bancari può provocare comunque un danno biologico, però di certo non credo a quelle, innanzitutto non credo a quelle notizie di stampa che spesso tutti quanti noi leggiamo, laddove si porta magari la notizia di un drammatico suicidio o di un drammatico caso di un suicidio. Spesso scrivono per imprenditore travolto dai debiti si suicida. Questa spesso si verifica che è una notizia secondo me non veritiera, perché quei debiti, magari a volte, se si tratta di debiti bancari, non sempre magari quei debiti sono tali, ma potrebbero essere ben inferiori a quelli a quelli vantati dalla banca. Per quanto riguarda però il vero e proprio danno biologico, io credo, ho visto anche dei casi da vicino di gente davvero che soffre dal punto di vista proprio fisico, non soltanto come un semplice dispiacere per ad esempio il bene venduto all'asta o per l'impresa che sarà costretto comunque a chiudere, ma dei veri e propri dispiaceri che si somatizzano, quindi diventano proprio dei disturbi, delle patologie dal punto di vista dell'apparato cardiocircolatorio oppure comunque come danno psichico. Io personalmente, un po' per curiosità e poi anche appunto per cercare una difesa, documentandomi e chiedendo diciamo, informazioni, dettagli degli studi sia ad alcuni psicologi che ad alcuni medici cardiochirurghi, mi hanno confermato che il nesso è più che possibile, perché pensiamo comunque tutti quanti, comunque noi, al trauma, alla sofferenza, alla pressione, quello che provoca individualmente. Pensiamo comunque a gente, magari a persone che se hanno l'incubo, anche se non dico della chiamata del direttore della banca, magari hanno l'incubo del pignoramento oppure comunque hanno subito una sentenza di fallimento che magari non hanno avuto la serenità e la tranquillità per poterla opporre. Se quella pretesa creditoria non è legittima, non è lecita, tutto ciò che ne deriva, quindi tutto quanto quel danno, quel pregiudizio alla salute che ne consegue, deve essere comunque un pregiudizio risarcibile. È ovvio che la difficoltà sta nel provare poi il nesso di causalità, è evidente. Però di certo, mentre qualcuno un tempo diceva ma è impossibile poi provare il nesso di causalità con l'abuso bancario, questa esclusione in realtà mi è stata comunque negata appunto da medici specialisti, perché tra l'altro ho ottenuto 2 anni fa, era maggio 2015, proprio qui a Roma, un convegno con una professoressa associata di cardiochirurgia che ha confermato invece proprio questo possibile nesso, e ha confermato anche in questi casi. Io ho chiesto ma quale può essere però il consiglio agli avvocati, ai giuristi, mi ha confermato appunto che è utile in questi casi una sia diagnosi dello status quo, quindi in quel momento, che attraverso poi anche degli esami, delle prove, anche delle prove testimoniali, attraverso comunque anche l'aiuto di uno psicologo, vedere qual è lo stato precedente. Perché se uno per esempio per un po' di tempo ha fatto palestra, è stato bene, non aveva problemi e poi cade in depressione subito dopo, mi pare che il nesso di causalità ci possa essere, no?
Certo, ma ripeto, ma quello infatti che mi è stato, poi io ovviamente sopperando appunto per quello che non dico per sentito dire, ma attraverso appunto gli studi che ho fatto, ma è ovvio però poi che va visto caso per caso, perché quello comunque che è consigliabile, come appunto mi è stato suggerito, è il binomio del medico specialista nel settore appunto della patologia che si è riscontrata. Faccio esempio, anche non si possono escludere magari a volte anche pregiudizi ancora più dannosi e seri, possono esserci anche disturbi di carattere oncologico, tra il binomio, tra il perito specialista in quella materia e lo psicologo, perché in effetti se consideriamo ogni persona ha, facciamo finta di pensare, un abito diverso, l'abito che appunto è il proprio corpo. Come ci può essere la persona che magari è sotto a un nubifragio, sotto una tempesta, diciamo impermeabile, quindi non rimane niente, il corpo è diverso per ciascuno di noi. Ci può essere per la persona che invece le somatizza e quindi si ammala e possono produrre poi anche eventi letali, e quindi l'aiuto dello psicologo può servire, perché in un eventuale giudizio si può comunque provare che quella persona in realtà non era un attaccabrighe, una persona che magari è contenta di subire un giudizio o di affrontarlo, magari si può essere una persona normale, direi, non nemmeno più sensibile, che invece ha l'organismo che ne risente di questi traumi, diciamo, perché non dimentichiamo che quello che vorrei sottolineare, lo dico a volte anche di fronte ai giudici o comunque nell'attività professionale o nei convegni, che in questa materia nessuno vuole negare il diritto sacrosanto al soddisfacimento del credito. Il diritto del soddisfacimento del credito, sia della banca sia di chiunque, è un diritto fondamentale e deve essere tutelato. Però quello che secondo me deve è il surplus del credito, no? Esatto, però la cultura poi dovrebbe cambiare da parte di ogni operatore giuridico, non dico degli operatori economici, quindi anche delle banche, perché credo comunque che come se non dobbiamo meravigliarci, insomma, non voglio dire senza nessuna accusa alle banche, ma lo dico come per una metafora, ma non è che possiamo comunque noi meravigliarci di chi cerca di ottenere di più, dobbiamo meravigliarci comunque se chi dovrebbe stare a guardia non interviene. Quello potrebbe essere lo scandalo, però deve rientrare secondo me nella cultura di ciascuno che il diritto alla tutela del credito è sacrosanto, però in conformità al dettato costituzionale e per non dire anche della Convenzione dei diritti dell'uomo, il diritto della persona, il diritto alla salute, il diritto alla vita sono e devono essere secondo me ad un gradino superiore. Ebbene, non si può tutelare il credito ammazzando una persona. A maggior ragione se parliamo di, per esempio, adesso così per analogia, anche se molto poco stridente, fra il danno da vacanza rovinata, cioè fra l'aspettativa di un piacere, no? E l'aspettativa invece di una vita che può essere tranquilla e della possibilità di avere un budget economico che invece viene a cessare per effetto di eccessivi interessi o di anatocismo e quant'altro, penso che sia possibile cercare una... Appunto, hai fatto benissimo l'esempio calzante, nella giurisprudenza oggi comunque riconosce il diritto al risarcimento per una vacanza rovinata, non può accettarsi che non possa essere risarcibile il diritto al risarcimento di una vita rovinata, di una vita fatta nella disarticolazione. Questo. E tra l'altro anche venendo più dal punto di vista, addentrandoci più nel sotto profilo giuridico, consideriamo anche che se appunto abbiamo queste prove o comunque questo materiale probabilmente utile a livello probatorio, che dal punto di vista giuridico non bisogna secondo me fare confusione con le sentenze famose del 2008, le cosiddette sentenze di San Martino, che hanno riconosciuto, ma anzi lo sappiamo, che hanno un po' stretto le maglie della tutela del danno, della tutela risarcibilità del danno non patrimoniale. Certo. Ma quelle sentenze non è che hanno escluso la risarcibilità, come tutti quanti lo sappiamo, ha stretto le maglie alle cause per risarcimento anche di danni, diciamo, irrisori. Ma quelle sentenze hanno riconosciuto comunque che non è configurabile un danno esistenziale come una voce autonoma, ma semplicemente come una sottocategoria del danno non patrimoniale. Ma il danno non patrimoniale resta ugualmente risarcibile nei casi in cui è prevista la risarcibilità dalla legge,
o nei casi in cui viene reso un interesse o un diritto che trova tutela nella Carta Costituzionale. Cioè, certo. Nel caso di specie sul danno biologico, ormai dall'86, da quando intervenne la Corte Costituzionale, ormai è un fatto notorio e pacifico che il danno biologico è risarcibile. Nel caso di specie, appunto, di abusi bancari, per quanto non ci sia oggi una giurisprudenza, per quanto mi risulta proprio consolidata sulla risarcibilità non patrimoniale da abuso bancario, però secondo me abbiamo comunque la possibilità di installare anche queste azioni laddove ovviamente ci siano i presupposti seri. Sì. Perché tra l'altro ricordiamo che la stessa Corte di Cassazione, sia pure in altri ambiti, ma in terminologia appunto si può applicare in questo caso, ha anche più di una volta riconosciuto che laddove comunque un evento pregiudica beni o interessi diversi, possono comunque essere, comunque il giudice può comunque risarcire per le varie appunto le varie comunque perdite. Ad esempio, se una vittima della Cassazione, per esempio la sentenza dell'8 maggio 2015, numero 9320, che invito chiunque a leggere, che può essere anche un ottimo spunto, proprio afferma che è certamente vero che il danno non patrimoniale debba essere liquidato unitariamente, ma a condizione però che la perdita abbia inciso su beni o interessi omogenei. Certo. Se invece l'illecito attinge beni eterogenei, avremo perdite diversi e dunque danni diversi. E fa l'esempio proprio del sequestro di persona. Se una vittima di un sequestro di persona subisce delle lesioni personali, avrebbe diritto a risarcimento sia da non patrimoniale, da lesione della salute, sia quella privazione della libertà. Ora, certo. Sia pure, come si vuol dire, mutatis mutandis, nel caso in cui si accerta l'esito di un giudizio che quel saldo vantato dalla banca non era un saldo debitorio, ma invece addirittura era un saldo creditorio, e si accerta all'esito magari di un giudizio dura 7, 8, 10 anni o 20 anni, e nel frattempo quella persona magari si è separato comunque dalla moglie perché magari si è rotta l'attività familiare per mancanza di sanità, ha subito comunque la perdita patrimoniale di quei beni, è stato segnalato in centrale rischi anche quindi con il pregiudizio al proprio nome, certo. Ha magari si è anche ammalato, ha subito comunque anche delle patologie e magari si riesce a trovare il nesso di causalità. Quanto è qui il danno non patrimoniale? Sono danni non patrimoniali, a mio avviso, che sono comunque risarcibili perché ledono interessi protetti dalla Costituzione. Certo. Io, ad esempio, ho un giudizio in cui difendo un qua a Padova la moglie di un imprenditore che si è ammazzato, e lì infatti è ovvio che la base di partenza era consulenza tecnica contabile per vedere appunto qual era e qual è l'effettiva posizione comunque contabile. Laddove comunque si riscontra che effettivamente sono stati degli abusi, secondo me ci può essere comunque un risarcimento del danno da perdita della vita del congiunto. È chiaro che qui stiamo parlando dal punto di vista giuridico, dal punto di vista etico, morale e da cittadino. Credo, nonostante io ormai siamo 15 anni faccio anche questa materia, però lo dico davvero col cuore che il mio sogno sarebbe quello di cambiare settore. Sarebbe un sogno perché questi abusi fanno davvero, sono comunque riprovedibili, non dovrebbero esserci. Se pensiamo anche che c'è una struttura in Italia, tra le tante comunque strutture, c'è una struttura dal 1996, qual è il Fondo di Solidarietà per le Vittime di Usura e Racket, che è presieduto dal commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, che è vero che la legge si è rivelata nel corso di questi 20 anni particolarmente equivoca, però è una struttura che dovrebbe, proprio perché questo dice espressamente la norma, non per una mia opinione, quella struttura dovrebbe comunque garantire la prevenzione e la repressione del fenomeno usurario ed estorsivo. È una struttura che in questi anni, e questa invece è la mia opinione, che ha prodotto tantissimi provvedimenti, spesso di diniego di mutui o le elargizioni alle vittime di usura bancaria, costringendole a rivolgersi ai giudici amministrativi e quasi sempre vincendo le cause. Allora mi chiedo, ma se per legge quella struttura dovrebbe erogare i benefici economici con celerità, com'è possibile che queste vittime devono addirittura rivolgersi ai giudici amministrativi? Anche questi danni alla salute potrebbero, secondo me, essere evitati, e si potrebbero evitare le cause se appunto uno Stato, le strutture, ma qui siamo sempre allo stesso punto, funzionassero. E invece stiamo aspettando da luglio,
testo mi fermo qui per salire appunto la velocità e come si tutelano i diritti delle persone, che da luglio manca il commissario straordinario per il coordinamento di antiraghi e antiraggiatura. Ci dovrebbe essere, a mio avviso, degli iure condendo, ti permetto di dire, degli iure condendo. Se pensiamo a quanti giovani laureati in psicologia non trovano magari lavoro e quanti medici, si potrebbe creare con una spesa, secondo me, davvero irrisoria, un call center anche di notte che tuteli le persone in difficoltà. Invece c'è un numero verde, se c'è ancora, tra l'altro non so, non lo so, fino a poco tempo fa c'era di sicuro un numero verde che funzionava nei giorni feriali dalle 9 di mattina alle, mi sembra, 16, come se una persona disperata che le chiamando di notte potesse aspettare fin domani mattina. Questo non è da paese civile, a mio avviso. Vedremo di poterlo fare con la radio, un numero verde per queste cose, Roberto. Va bene. Sarebbe davvero un grande sogno. Ti ringrazio, Roberto. Buona giornata. Grazie a voi, come sempre. Saluto tutti quanti. Grazie. Ciao, Roberto. Ciao. Ciao. Svegliati, avvocatura. Sono le 7.50 in questo preciso istante. Come vi avevamo annunciato, avevamo per voi in serbo una piccola sorpresa. Abbiamo in collegamento Domenico Monterisi. Buongiorno Domenico. Buongiorno Domenico, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Buongiorno Domenico, eccoci qua. Ti salutano ovviamente Pino e anche Angelo. E avevamo detto che c'era una sorpresa. La sorpresa sei te, con tutto quello che ci devi presentare. Beh, oggi iniziamo a parlare, oggi e poi continuiamo anche domani e forse nei prossimi giorni, di un argomento che, come ho già sentito nella rassegna stampa di Simone Santucci, è molto importante, molto presente appunto anche nelle pagine dei giornali, e cioè questa questione dei consigli giudiziari, perché tutti noi sappiamo, per aver seguito in diretta l'intero Congresso Nazionale Forense, nel corso di quel consesso, ma già in precedenza, il ministro Orlando ha fatto ampie aperture all'avvocatura rispetto alla richiesta che da qualche anno viene formulata di consentire agli avvocati che partecipano ai consigli giudiziari di poter esprimere anche nelle valutazioni di professionalità dei magistrati. E apri il cielo, abbiamo poi raccolto una serie di reazioni, alcune anche direi composte, come quella dell'ormai editorialista ma ex magistrato Tinti, che addirittura ha parlato di una difficoltà ontologica per gli avvocati nel valutare i magistrati. Ma più che di Tinti ci dobbiamo preoccupare delle reazioni della magistratura associata, da Vigo anche tornato sull'argomento. C'è stato anche una dura presa di posizione, non soltanto diciamo come esternazioni così un po' singolari di Davigo, ma vero e proprio in un comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati. Allora vogliamo far capire innanzitutto a noi avvocati che cosa sono questi consigli giudiziari, che sono istituiti da molti anni, ma che dal 2006, quando è stata fatta una vera e propria riforma dell'ordinamento giudiziario e anche dei consigli giudiziari, è prevista la presenza anche degli avvocati, un po' come avviene anche nel CSM, che come sappiamo ha una composizione mista, laica, con una componente laica e anche una componente accademica. Sostanzialmente lo schema è medesimo, c'è una larga maggioranza di magistrati e nei distretti di d'appello in cui i magistrati sono più di 350 ci sono tre avvocati e un professore universitario nominati dal CSM, ma a seguito di una consultazione fatta con i consigli degli ordini, mentre invece laddove sono meno di 350 gli avvocati sono due, e a questi si aggiunge sempre il professore universitario. Abbiamo voluto affrontare l'argomento parlandone con dati del Calabro,
che è un consigliere nazionale forense, il quale si occupa, perché fa parte della relativa commissione, appunto dei consigli giudiziari. È un argomento che, come ho detto, il CNF sta seguendo molto da vicino, non soltanto per queste prospettive di apertura politica appunto alla valutazione di professionalità, ma in generale perché evidentemente è un argomento molto importante quello di, diciamo, di avere un peso nell'organizzazione generale della giustizia. Certo. È un ruolo che l'avvocatura rivendica da tempo e che Davide Carlo ci esporrà non soltanto quello che diciamo il CNF sta facendo da anni. È noto il famoso vademecum che fu stampato nel 2011 proprio per anche rendere più facile l'attività degli avvocati chiamati a far parte dei consigli giudiziari, ma ci parlerà anche delle prospettive di riforma e di quelle che sono le maggiori difficoltà. Una per tutte è il fatto che l'attività dei consigli giudiziari è regolata appunto da un regolamento, ma questi regolamenti, ce n'è uno per la Corte d'Appello, nel senso che non c'è una uniformità, e di questi temi anche in ragione del buon rapporto con il CSM, in particolare col vicepresidente Legnini, che il CNF sta lavorando. Quindi, se siamo pronti, possiamo partire con l'intervista a Davide Calabro. Siamo certamente, ecco, bravo, io questo ti chiedevo. Preannunciando ai nostri colleghi che domani torniamo sull'argomento e diciamo sentiremo chi invece di un consiglio giudiziario, in particolare quello di Lecce, è stato componente, cioè l'avvocato Giuseppe Bonsegna, il quale appunto ci farà una sintesi di quelle che sono le problematiche vissute appunto svolgendo il ruolo. E allora Domenico, sei stato grandioso, ti ho ascoltato in religioso silenzio perché è veramente chiaro come non mai. Riprenderemo anche questo tuo intervento per mandarlo singolarmente sulla piattaforma in modo che i colleghi possano sapere compiutamente di che cosa si tratta, e adesso certamente lancio il tuo contributo, non prima di averti salutato ed averti augurato una splendida giornata anche con le udienze. Buona giornata a tutti gli avvocati italiani. Ciao Andrea. Un abbraccio a te. Ciao. Svegliati avvocatura. Buongiorno Davide Calabro. Buongiorno a te Domenico, grazie per la telefonata. Appunto, sei collegato con YouFlow Web Radio e vogliamo parlare con Davide Calabro, che per chi non lo sapesse è un componente del Consiglio Nazionale Forense di consigli giudiziari, perché è un argomento sicuramente molto attuale anche alla luce dell'intervento del Ministro della Giustizia Orlando al recente Congresso Nazionale Forense. Davide, CNF è molto impegnato nella formazione dei componenti laici, cioè degli avvocati, dei consigli giudiziari. Dal vostro osservatorio è possibile tracciare un bilancio dell'attività dei consigli e le maggiori disfunzioni, problematiche che vengono fuori appunto da questa attività? Domenico, come tu sai, il problema dei consigli giudiziari si pone dal 2006-2007, quando c'è stata la riforma, da quando sono stati formalizzati l'intervento degli avvocati, la partecipazione degli avvocati con dei compiti ben precisi. Con questo nuovo consiglio, sotto la spinta anche della Presidente della Commissione Celestina Tinelli, abbiamo iniziato un percorso per coinvolgere sempre di più gli ordini sul territorio, su quelle che sono problematiche dei consigli giudiziari, tant'è vero che si è portato avanti un discorso di formazione di quella che può essere la formazione dei colleghi sul territorio, in modo che possano interagire con i componenti dei consigli giudiziari per rendere più pregnante l'apporto dell'avvocatura in tale contesto. Si sta lavorando, già ci sono stati diversi incontri, è la prima volta che si fa un percorso del genere ed è molto importante che vada a buon fine. Le problematiche dei consigli giudiziari quali sono? Quelle che noi riusciamo a vedere sono quelle di una carenza di collegamento tra il territorio e il rappresentante del consiglio giudiziario, cioè, mi spiego meglio, il consigliere giudiziario è il rappresentante di tutto il distretto.
se non viene compulsato dai singoli ordini su quelle che possono essere problematiche sul territorio, riesce un po' difficile per lui avere un quadro completo dell'intera problematica che coinvolge ogni singolo ordine. Quindi il tentativo era questa filiera che abbiamo cercato di fare con i collegamenti con i formatori, è proprio questo, di trovare un collegamento tra l'ordine territoriale e il consiglio e il consigliere giudiziario. Senti, quindi, Davide, se, per rispondere alla tua domanda, è questa assenza o questa difficoltà di collegamento tra il territorio e il consigliere giudiziario che viene nominato. Senti Davide, ormai come hai tu ricordato sono circa 10 anni dalla presenza dell'avvocatura nei consigli giudiziari, ma sappiamo di regolamenti che differiscono da corte d'appello, da distretto a distretto. Ci sono, i tempi sono maturi per avere una uniformità di regole e di renderle un po' certe per tutti? Sì, questo oggettivamente è una delle note dolenti, perché c'è un'autonomia per ogni singolo distretto e quindi ogni singolo consiglio giudiziario che ha l'autonomia di predisporre e darsi un regolamento. I regolamenti non sono uniformi, perché ci sono quelli un po' più aperti dove è consentito all'avvocatura un maggiore intervento e dove gli stessi consiglieri giudiziari vengono equiparati, tra virgolette, ai magistrati togati, nel senso che gli vengono affidati incarichi e valutazioni su quelle che sono le tabelle dei vari tribunali, mentre in altri sono esclusi. Come in alcuni c'è un coinvolgimento con il cosiddetto diritto di tribuna per la valutazione sui magistrati, in altri no. Come tu sai, è stato predisposto e abbiamo firmato circa qualche mese fa un protocollo con il CSM, dove c'è l'impegno di, è previsto che ci siano dei tavoli di lavoro, e uno dei problemi è proprio questo che porremmo, è quello di uniformare i comportamenti e i regolamenti su base nazionale, in modo che non ci siano queste disparità di trattamento. Mi auguro che sia risposto a quella che sarebbe stata la mia terza domanda. Passo all'ultima, che è quella di più stringente attualità. Il ministro ha fatto ampie aperture non soltanto a Rimini ma anche precedentemente in altri incontri proprio al CNF sulla possibilità che anche agli avvocati sia attribuita la possibilità appunto di partecipare non soltanto con diritto di tribuna, dove già qualcosa avviene, ma anche con diritto di voto alle valutazioni di professionalità dei magistrati togati, e questo ha sollevato un polverone. Le ultime sono direi anche farneticanti affermazioni del giornalista ex magistrato Bruno Tinti, ma anche la corrente di Davigo si è espressa in una certa maniera molto, diciamo, negativamente. Qual è la tua opinione e come pensate, come consiglio, di muovervi? Allora, la nostra opinione è questa, che noi abbiamo apprezzato queste plurime affermazioni, esternazioni anche in pubblico, effettuato dal Ministro, che è convinto della necessità che vi sia un apporto dell'Avvocatura nei consigli giudiziari a pieno titolo. L'ultima, come tu saprai, non è stata sicuramente al Congresso, ma già prima, in un convegno che si era organizzato in Roma il giorno 13, il Ministro era stato esplicito. In quell'occasione non solo lui era stato esplicito in tal senso, ma anche il Vicepresidente del CSM, e anche il presidente, l'attuale presidente, il primo presidente della Corte di Cassazione Canzi, i quali hanno evidenziato l'opportunità e la necessità che ci sia un apporto più concreto, più incisivo da parte dell'avvocatura. È evidente che queste affermazioni vanno a stravolgere un sistema quasi secolare in cui vi era una chiusura da parte della magistratura per quanto riguarda quelle che sono le proprie prerogative, che inevitabilmente ha alzato quelle che sono le barriere per non consentire l'accesso all'avvocatura. Secondo me, solo con un discorso di trasparenza massima per quanto riguarda l'operato dei magistrati e le loro valutazioni
e gli unici che possono darlo effettivamente, tu sai meglio di me che stai sul territorio, sì, e stai tutti i giorni in tribunale, che il miglior giudice del giudice è l'avvocato che lo, certo, che le, con cui lavoro tutti i giorni. Il timore che avanzano questi io non lo condivido. Mi auguro, proprio viste le aperture fatte dal Ministro, che ci sia questa possibilità che gli avvocati possano intervenire nelle valutazioni di quanto riguarda i magistrati e per quanto riguarda le nomine dei direttivi e dei semidirettivi. E questo sarebbe estremamente importante, perché sarebbe un passo per consentire all'avvocatura di condividere quelle che sono le problematiche della macchina giustizia, di cui sono state sempre tenute all'esterno e che le hanno subite. Tu sai meglio di me che le organizzazioni dei tribunali sono rimesse esclusivamente alla magistratura, e poi quella che ne subisce le conseguenze, tra virgolette, positive o negative, passivamente è l'avvocatura, con i propri clienti. Quindi avere la possibilità di poter incidere, di poter partecipare a quella che è il percorso di organizzazione, esatto, diventa fondamentale. Significa un passo, per quanto riguarda l'avvocatura, di maturazione e di coinvolgimento più pregnante di quelle cose. Soprattutto ci mette in condizione i magistrati di non avere problemi per quanto riguarda la loro trasparenza, perché siamo in un paese dove si vive di dubbi e di pericolose, come le vogliamo chiamare, ipotesi negative, perché se succede qualcosa che non va si è sempre da pensare male. Aprire le finestre, far entrare l'aria fresca, dare la possibilità all'avvocatura e quindi alla cittadinanza di vedere, penso che sia il passaggio più importante. Questa tua ultima idea mi piace molto. Ti faccio una provocazione: se nella legge professionale nostra avessimo un po' aperto anche la nostra disciplina alla presenza dei magistrati, non sarebbe stato un buon viatico? Ma, a livello personale posso dirti che noi saremmo più forti se non avessimo timore di essere giudicati dai terzi. Già siamo giudicati giornalmente dai nostri cittadini. Venire giudicati all'esterno per il proprio operato rafforzerebbe la nostra capacità e la nostra categoria. Ti ringrazio, Davide. Sono assolutamente convinto. Ti ringrazio, Davide, sei stato come sempre gentilissimo, e semmai utilizzeremo la nostra amicizia per sentirci altre volte. Buona prosecuzione. A tua disposizione, grazie a te, buon lavoro, caro. Ciao Davide. Svegliati, avvocatura. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Stai andando in tribunale per l'udienza e resti bloccato nel traffico? Hai un'emergenza dell'ultimo minuto e non sai come fare? Con Collega, la prima applicazione per avvocati e praticanti, non sarà più un problema. Seleziona l'ufficio giudiziario, il giorno e l'ora, ed in pochi secondi otterrai un elenco di avvocati già disponibili. Niente più attese al telefono o colleghi irreperibili. Scarica gratis Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Vai su www.collegaonline.it. E colleghi, vorremmo anche ricordarvi che i problemi con il PC sono qualche cosa che dovete assolutamente attenzionare. Se il giorno prima di una scadenza non riuscissi più ad accedere ai dati del PC o della rete, quali danni per il tuo cliente e quali per la reputazione del tuo studio? Allora scopri come tutelarti partecipando il 10 novembre al seminario deontologico organizzato da Proficie Executive Learning a Bologna.
potrai anche partecipare da dove preferisci, collegandoti con il tuo PC in modo semplice e senza vincoli tecnici. Ti verranno riconosciuti ben 4 crediti, così come assegnati all'evento dal CNF, di cui 2 ordinari e 2 deontologici. Per iscrizioni e informazioni www.profice-legal.it oppure anche i numeri di telefono che immediatamente diamo: 02 8716 9246, oppure scrivere una mail a direzione@profice.it. Tutte le indicazioni anche sulle nostre pagine social. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. Sono le ore 8:09. Dicono che si dovrebbe pagare le tasse con un sorriso. Io ci ho provato, ma loro volevano i soldi. Grazie Angelo, non so se hai ricordato l'orario, lo faccio anche io, sono le 8:10 in punto in questo istante. Temi sempre attualissimi quelli trattati dalla nostra radio. Abbiamo parlato di usura e anatocismo, abbiamo parlato di consigli giudiziari, il ruolo dell'avvocato nel rapporto con la magistratura, delle tante polemiche, e adesso in apertura della pagina dedicata alle pillole andiamo ad ascoltare un importante contributo di Giovan Battista Palumbo, la sua pillola è Tax, in punto di legittimità dell'impianto della giustizia tributaria. Anche questo è un tema caldissimo, come quello della riscossione del contenzioso tributario, al quale la nostra radio, come per tutti gli altri, ha dedicato particolare spazio. Buongiorno. Il 20 ottobre 2016 è stata pubblicata l'ordinanza 227/2016 della Corte Costituzionale, con cui la Consulta si è pronunciata sulla legittimità dell'attuale impianto della giustizia tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia aveva infatti sollevato varie questioni di legittimità costituzionale sui decreti 545 e 546 del 92, dubitando in sostanza che l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria fossero compatibili con la garanzia di indipendenza del giudice, come richiesta anche dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte Costituzionale, le questioni sollevate erano comunque inammissibili, visto che il giudice rimettente invocava plurimi interventi additivi diretti a delineare un nuovo assetto della giustizia tributaria, con conseguente indeterminatezza ed ambiguità delle medesime richieste. La Consulta evidenzia poi che un'altra ragione di non ammissibilità deriva dal fatto che il giudice a quo aveva richiesto alla Corte plurimi interventi creativi, caratterizzati da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni, ma un intero sistema di norme, nonché il generale sistema organizzativo della giustizia tributaria, e che interventi di questo tipo sono in linea di principio estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Insomma, al di là della dichiarazione di inammissibilità, la sentenza appare come una sentenza monito per il legislatore ad intervenire sull'intero sistema della giustizia tributaria. Attribuire però la giurisdizione tributaria a sezioni specializzate dell'autorità giudiziaria civile, come da alcuni progetti paventato, significherebbe travolgerla con migliaia di nuovi processi da un elevato profilo tecnico e quindi aggravare la stessa crisi della giustizia ordinaria. Meglio sarebbe allora prendere spunto dalla positiva esperienza della sezione tributaria presso la Corte di Cassazione, la quale conferma che la specificità della materia fiscale impone ormai che nel processo tributario operino soggetti qualificati ed indipendenti sia dalla parte del giudice che dalla parte della difesa tecnica. La prima trasformazione legislativa, che in linea anche con gli altri ordinamenti comunitari viene in mente, dunque in conclusione quella della istituzione di un giudice professionale togato, specializzato e a tempo pieno, magari appunto in linea con quello che accade in altri stati, affiancato da un giudice onorario per le liti di valore minore, anche come accade nella giustizia civile con il giudice di pace.
Insomma, una vera e propria riforma della giustizia tributaria che faccia sorgere finalmente il processo tributario al rango che certamente gli spetta. Grazie e buona giornata. Uslop Web Radio, la voce dell'avvocatura. 8 e 14. I bambini sono come il cemento umido. Tutto quello che li colpisce lascia un'impronta. Hai toccato un tasto molto delicato, Angelo, come quello che affronta adesso Manuela Leuzzi nella sua pillola Avvocati e diritto. Si parlerà infatti di reato, del reato di abusi sessuali sui minori e in particolare riferimento ad un'ultima sentenza che Manuela commenterà. Buongiorno a tutti voi, colleghi e colleghe in ascolto. Eccoci qui di nuovo insieme con la rubrica Avvocati e diritto, che quest'oggi si occuperà di abusi sessuali su minori. In particolare ci soffermeremo sulla sentenza numero 41161, depositata il 3 ottobre 2016, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che le dichiarazioni rese dalla vittima dell'abuso sessuale al perito o al consulente del PM incaricato a svolgere un accertamento personologico hanno la sola funzione di definire le risposte ai quesiti sull'attendibilità e la sussistenza degli indici di abuso sessuale subito. Va da sé quindi che tali dichiarazioni non possono essere utilizzate come fonte di prova per la ricostruzione del fatto. Nel caso di specie, paradossalmente, il giudice di merito, sia in primo che in secondo grado, aveva utilizzato le dichiarazioni rese dal minore al consulente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Per gli ermellini, sia il tribunale sia la corte d'appello avevano operato un richiamo non corretto dell'articolo 512 del codice di rito. Non corretto posto che tale norma non può estendersi sino ad ammettere il recupero anche delle dichiarazioni raccolte dal consulente tecnico del PM nell'ambito di un incarico peritale. Si tratta infatti di una previsione normativa che si pone come norma eccezionale, in quanto deroga ai principi di oralità e del contraddittorio e pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva. Termina anche oggi, colleghi cari, l'appuntamento con la rubrica Avvocati e diritto. Grazie a tutti voi che ci seguite sempre più numerosi e buon ascolto. Svegliati avvocatura. Sono le ore 8 e 16. Si può essere più furbo di un altro, ma non più furbo di tutti gli altri. E proprio in materia di furbetti e del pubblico impiego, ascoltiamo la collega Maria Cristina Fabretti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Uslow Web Radio. Oggi parleremo di false attestazioni delle presenze nelle pubbliche amministrazioni, da alcuni definito anche come fenomeno dei furbetti del cartellino. Con il decreto legislativo 116 del 2016, entrato in vigore il 13 luglio scorso, sono state modificate le previsioni in materia di licenziamento disciplinare e in particolare l'articolo 55 quater del testo unico del pubblico impiego. Tale disposizione, come riscritta dalla recente riforma, incide su un tema divenuto di forte attualità a seguito degli episodi balzati agli onori delle cronache di dipendenti scoperti a timbrare il cartellino per altri colleghi. Con questa riforma è stata data un'interpretazione autentica del concetto di falsa attestazione delle presenze, secondo cui è da considerarsi appunto falsa attestazione delle presenze qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Secondo la nuova disposizione normativa, della violazione risponderanno anche coloro che abbiano agevolato con la propria condotta la condotta fraudolenta incriminata dalla norma. Quindi, nell'ipotesi in cui il dipendente venga scoperto in flagranza, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, dovrà essere necessariamente sospeso in via cautelare con un atto motivato entro 48 ore dalla conoscenza del fatto e senza obbligo dell'audizione preventiva dell'interessato.
Il legislatore ha poi previsto che l'eventuale ritardo nel disporre la sospensione del dipendente non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione del responsabile. Il ritardo però può rilevare ai fini della responsabilità disciplinare del soggetto obbligato a procedere alla sospensione. Si segnala poi che la riforma prevede tempistiche di azione piuttosto rigide anche per la procedura disciplinare conseguente al fatto. Buongiorno a tutti e svegliati avvocatura! Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Quanto tempo impieghi per trovare un avvocato che possa sostituirti in udienza oppure che possa compiere delle attività di cancelleria in un altro foro? Con Collega, la prima applicazione per avvocati e praticanti, non sarà più un problema. Seleziona l'ufficio giudiziario, il giorno e l'ora ed in pochi secondi otterrai un elenco di avvocati già disponibili. Niente più attese al telefono o colleghi irreperibili. Scarica gratis Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Vai su www.collegaonline.it. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare. Perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Anche la formazione necessita di nuovi collegamenti e il 10 novembre il seminario deontologico organizzato da Profice Executive Learning sulla protezione dei dati negli studi legali è davvero imperdibile. Saranno riconosciuti ben 4 crediti formativi, questo dal CNF, di cui 2 ordinari e 2 deontologici. La parte di deontologia sarà curata peraltro dalla nostra Valentina Carollo. E ovviamente potrete partecipare dal vostro studio tramite una connessione internet in maniera del tutto semplice e senza vincoli tecnici. Potete trovare maggiori informazioni o iscrivervi sul sito www.profice-legal.it. Altre informazioni anche via telefono allo 02 8716 9246 oppure tramite email direzione @profice.it. Svegliati avvocatura. Le 8:21 e andiamo rapidamente in conclusione. Io voglio ricordarvi, prima di salutarvi, i nostri contatti, il telefono 331-309-7852, la nostra mail webradio@uslaw.it, il nostro sito www.webradio.uslaw.it e i nostri canali Telegram e la nostra pagina Facebook. I contatti per noi sono particolarmente graditi, i suggerimenti anche, come quello che ci è pervenuto proprio questa mattina da Andrea Guidarelli, un collega del foro di Urbino, che ci chiede una particolare luce accesa sui luoghi colpiti da questo terremoto. Noi, Andrea, stai tranquillo, vorremmo anche averti con la tua disponibilità qui ai nostri microfoni. Seguiamo sempre da vicino questo, l'evoluzione per quanto riguarda anche l'avvocatura di questa tragedia. E io concludo volendo ricordarvi anche i prossimi appuntamenti che avremo in radio. Venerdì pomeriggio uno speciale dedicato alla musica, con un'intervista dedicata ad un artista, il cui nome lascio pronunciare però ad Angelo, curata da Emanuela Chiriacò e dal nostro Angelo Marzo. Da parte mia oggi è veramente tutto, un caro saluto, buone udienze da Pino Gallo. Saluto Pino, l'artista è un artista africano, si chiama Duduzzo. Comunque io vi saluto e prima di salutarvi vi ricordo che oggi pomeriggio alle 14:30 andrà in onda Condominio Speciale con 2 argomenti davvero interessanti. Uno che prende piede da un amministratore che faceva anche il vigile urbano e l'altro sulla tutela del patrimonio da eventi sismici. Per oggi è tutto, una buona giornata a Pino, Andrea e tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie infinite Pino, grazie infinite Angelo. Obiettivamente continuiamo con grandi interventi sulla radio dell'avvocatura da colleghi a colleghi. Sono le 8:23, a me quindi non resta che attendervi alle 14:30 sempre in diretta, così come è stato preannunciato da Angelo, e ovviamente anche domani alle 7:15 per un'altra puntata di Svegliati Avvocatura. È arrivato il momento di andare in udienza e quindi, care colleghe, cari colleghi, buona giornata a tutti voi. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.